Allora, il ringraziamento non rituale lo affido soprattutto al fatto che sono stata costretta a misurarmi con qualcosa di complesso, vale a dire che mi sono dovuta misurare con le difficoltà e le sfide della comparazione e diciamo, ho cercato un po' anche di sperimentare rispetto a quelle che sono le mie competenze. Io sono una studiosa di storia della Russia, mi occupo anche di storia dell'Europa orientale, ma certo non di tutti i paesi dell'Europa orientale, centro-orientale, balcanica, quindi lo sottolineo, insomma, che ci saranno molte aporie in quello che vi dirò. Proprio a causa della vastità del campo analizzato. E nel titolo della comunicazione avevo indicato varianti nazionali della legislazione anti-ebraica. In realtà mi concentrerò sul problema delle varianti nazionali della legislazione razziale per insistere su di un fattore di discontinuità rappresentato dall'elemento del sangue. Ho cercato, veramente è stata un'occasione di per pensare, per riflettere. E quindi nel mio intervento non ci saranno scambi fra presente e passato, però tenete presente che il sottofondo sarà sempre quello del discorso d'odio, che è una preoccupazione che molti noi, che penso tutti noi condividiamo. E Slovacchia, Croazia, Ungheria, Romania, Bulgaria sono i cinque paesi dell'Europa centro-orientale e balcanica che hanno introdotto nel loro ordinamento una legislazione razziale. Slovacchia e Croazia erano stati satelliti del Reich. Ungheria, Romania e Bulgaria erano tra gli stati alleati della Germania nella Seconda Guerra Mondiale. E sottolineo questo dato perché dallo schema che propongo, che è ricavato da Raoul Hilberg, sono escluse Polonia, Lituania, Lettonia, Estonia, oppure repubbliche socialiste sovietiche come Ucraina e Bielorussia, perché non si tratta né di stati satelliti né di stati alleati, ma di paesi occupati. Sono esclusi anche quei paesi che sono stati incorporati, l'Austria e in particolare la Boemia, in cui è valida la legge del Reich, ma senza una variante nazionale. Il mio interesse è infatti di provare a ricostruire un modello. Hilberg ha dedicato ai paesi satelliti, ai paesi alleati, una buona parte dell'ottavo capitolo della distruzione degli ebrei d'Europa, 150 pagine di fatti e un apparato documentario di 700 note solo su questi paesi, e l'edizione definitiva dell'opera, malgrado il lavoro condotto, l'importante lavoro condotto successivamente da numerosi ricercatori, compreso quello di chi ha utilizzato gli archivi nazionali aperti nell'ultimo decennio del secolo scorso, quindi malgrado tutto questo, il lavoro di Hilberg resta imprescindibile. Il confronto dei codici che contengono la legislazione razziale dei cinque paesi dell'Europa centro-orientale e balcanica fa risaltare un modello in comune. Il modello però non è ipotetico e non è nemmeno stato ricostruito tramite l'analisi filologica degli studiosi. Non risulta cioè dal lavoro di comparazione dei testi di legge in assenza di uno stemma. Il modello ha avuto effettiva resistenza, questo è un po' diciamo, il problema che cercherò di affrontare. Era, come tutti sanno, iscritto nelle leggi di Norimberga, approvate in Germania il 15 settembre del 1935, e Hilberg lo mette in evidenza con estrema chiarezza nelle schede dedicate a ognuno dei singoli stati satelliti o alleati. Quando parlerò di modellizzazione, ovviamente non intenderò mai imitazione, modellizzazione non significa imitazione. Il modello del 15 settembre 1935 è formato da due enunciati estremamente semplici, in cui la parola razza, rasse, centrale nella cultura ottocentesca e nell'ideologia nazista fin dal 1920, è sostituita dalla parola sangue, blut. Il primo enunciato costituisce il primo comma dell'articolo 2 della legge sulla cittadinanza, quindi citerò abbastanza questa legge. E in una mescolanza di parole che per me rimangono ancora in parte oscure, cittadino e suddito, l'enunciato recita che, cito, è cittadino del Reich solo il suddito di sangue tedesco. Postilla Hilberg, dato che nella Germania nazista il titolo di cittadino era vuoto di ogni contenuto, i termini della legge sono senza interesse. Il secondo enunciato, che è cronologicamente precedente nel lavoro di elaborazione del testo, è dato dal preambolo della legge sulla protezione del sangue tedesco, che
che il Reichstag ha unanimamente adottato, si dice nella legge. Il Reich variava quindi l'imperativo sociologico fatto per venire agli stati europei dai criminalisti dell'antropologia, della psichiatria e della sociologia da quasi un secolo, il secolo della razza, e lo variava applicandolo al sangue di un popolo, facendone dunque un imperativo ideologico. Queste sono le motivazioni della legge di cittadinanza e citerò: il Reichstag è stato mosso dalla consapevolezza che la purezza del sangue tedesco è la condizione essenziale per assicurare la sopravvivenza del popolo tedesco. E ancora, il Reichstag è stato ispirato, sto sempre citando, dall'inflessibile determinazione di assicurare l'avvenire della nazione tedesca. Questi articoli riducono però la legislazione del sangue enunciata in universale ad una legislazione razziale, dal momento che il sangue tedesco si protegge impedendo i matrimoni e le relazioni sessuali dei tedeschi con gli ebrei. Cito: i matrimoni tra ebrei e sudditi di sangue tedesco sono vietati. I rapporti extraconiugali tra ebrei e sudditi di sangue tedesco sono vietati. Per questo motivo Hilberg ha scritto che il testo, lo cito, non definiva nessuno dei termini utilizzati. Ma ciò che conta è che la legge del sangue, superando il paragrafo ariano del 1933, riguardava esclusivamente gli ebrei. Non si parla di neri, di slavi o di altre minoranze, ma soltanto gli ebrei. Ho qui eliso dal dispositivo della legge l'estensione della purezza ai sudditi di sangue affine. Non ho citato questa espressione, sudditi di sangue affine, perché la congiunzione è inessenziale al modello che vi propongo. Per contro, come vedremo, la disgiunzione è strategicamente fondamentale per promuovere l'adozione di una legislazione razziale nei paesi satelliti o alleati della Germania, paesi che vengono illustrati dall'aggettivo qualificativo affine oppure apparentato, sono termini presenti in diverse legislazioni di questi paesi, in funzione temporaneamente nobilitante, il sangue slavo oppure il sangue magiaro. Il passaggio da suddito a cittadino avviene, secondo il primo comma dell'articolo 2 della legge sulla cittadinanza, solo se lo consente il sangue. È il sangue quindi che prende possesso dell'enunciato politico moderno e vi si installa in maniera permanente, scalzando l'idea di cittadinanza come patto sociale. Se dico che la sequenza der Schutz, protezione, das Blut, sangue, di Ehre, onore, organizza la modellizzazione proposta dall'introduzione della legge, non voglio dire che tutto si riduca alle leggi di Norimberga e che le norme per stabilire il grado di inquinamento del sangue tedesco per effetto delle mescolanze con il sangue giudaico ne siano semplicemente l'applicazione. Hilberg ci ha infatti ben dimostrato che per rendere applicabile la legge ci sarà bisogno di un immenso apparato burocratico giudiziario fatto di decreti, disposizioni, circolari, ordini in servizio, eccetera. Non è che a me non interessi l'apparato burocratico di applicazione, ma mi interessa il modello della legge, visto che i 5 paesi in cui vengono applicate le leggi di Norimberga hanno una popolazione che non è di sangue tedesco. La mia dunque non è una proposta di scostamento dalle leggi di Hilberg, che pure non sembra dare importanza dirimente alle leggi di Norimberga, è un tentativo di tenere conto che, di fronte alla eccessiva trasparenza del testo, i 3 termini, protezione, sangue, onore, che costituiscono una sequenza enunciativa, bisogna avvalersi dei metodi di analisi linguistica e delle ricerche di semantica giuridica per comprendere il discorso legale nazista e la sua efficacia anche in altre legislazioni. Quella del sangue è una legge biopolitica dello Stato che introduce nella storia della discriminazione degli ebrei una discontinuità radicale, malgrado il fatto che per la fretta con cui questa legge era stata scritta non fosse stata risolta la questione preliminare della definizione di chi era ebreo. Il problema per me è che questa discontinuità, essendo biopolitica, ha bisogno di essere studiata a parte prima di essere integrata nella storia dello sterminio, nella storia del genocidio. Le ricerche sul trasferimento del lessico biologico tedesco nel lessico giuridico del Reich sono molto avanzate. Hanno in primo luogo portato alla luce una buona parte di quella immensa produzione delle scienze umane che hanno scortato verso il potere assoluto il discorso nazista sulla razza. Un discorso che, una volta insediatosi nella Costituzione dello Stato, è stato però ricondotto come atto vincolante dentro le singole discipline, quindi ritorna dentro le discipline,
dall'antropologia alla sociologia, dalla psicologia alla psichiatria, dalla storia al diritto. Il modello del 15 settembre 1935, dunque le leggi di Norimberga, è seguito da un complesso, come dicevo prima, di leggi, di decreti, provvedimenti, disposizioni, norme e regolamenti, ed è propriamente questa seconda sequenza ad avere attirato l'interesse primario della ricerca. Possiamo dire che il complesso delle scritture legali successive abolisce e conserva la discriminazione che, fino alla Costituzione repubblicana di Weimar, aveva simbolicamente accompagnato, senza mai farlo giungere alla perfezione, il processo di emancipazione degli ebrei in Germania e aveva simbolicamente mantenuto in vigore la tradizione giuridica dell'antigiudaismo. Il complesso della legislazione nazionalsocialista sugli ebrei, messa da parte alcuni interventi precedenti, va soprattutto dal 35 al 45. Restringendoci al nostro oggetto, esso si innesta, seguendo il processo di formazione dell'impero e della sua lingua, secondo l'insegnamento di Viktor Kremper, che per me è stata una grande rivelazione quando l'ho letto la prima volta, quindi si innesta con le legislazioni fasciste dei paesi satelliti e alleati. Invade cioè tutto lo spazio in cui avviene l'espansione del Reich. Il corpus di legislazioni dei paesi satelliti alleati è, come si evince abbastanza facilmente dalle raccolte dei documenti ufficiali, un coacervo di disposizioni non dissimili da quelle introdotte in Germania per dare applicazione alle leggi di Norimberga. Lo studio della legislazione come congerie di norme dettate dalle congiunture e dalle linee di condotta adottate in funzione dell'obiettivo da raggiungere, e questa è una fase importantissima degli studi storici sul genocidio degli ebrei, ha però portato in molti casi a ridurre il significato performativo della sequenza protezione, sangue, onore, che avrebbe detto il linguista John Austin, fa cose con le parole. La sequenza, nello schema che propongo, fa qualcosa di più delle norme che legalizzano la spogliazione e poi, istituendo la ghettizzazione e la realizzazione, separano il sangue ebraico dal sangue tedesco. È infatti la sequenza lineare semplicissima, semplicissima, protezione, sangue, onore, che porta alla conferenza di Wannsee, aperta il 20 gennaio del 1942. Qui compare la parola che rivela la cosa nascosta nella sequenza del modello che doveva assicurare la protezione del sangue tedesco, Endlösung, soluzione finale. Cito da questi protocolli: quanto all'eventuale residuo che dovesse rimanere sottinteso della razza ebraica, bisognerà provvedere in maniera adeguata dal momento che esso, il residuo biologico, costituendo il risultato di una selezione naturale, è da considerare se fosse lasciato come la cellula germinale di una rinascita ebraica. Tutti e cinque gli stati dell'Europa centro-orientale e balcanica che hanno adottato come modello fondativo dell'azione finale le leggi di Norimberga e come submodello congiunturale l'insieme delle leggi tedesche contro gli ebrei, quelle soprattutto di spogliazione e lagerizzazione, sono passati dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale nell'area delle democrazie popolari. Io non potrò occuparmi di questo, però noto soltanto che non si può certo dire che, chiuso il periodo dei processi per collaborazionismo con condanne anche esemplari, per esempio l'impiccagione di Josef Tiso nel 47 nella rinata Cecoslovacchia, e aperto poco dopo il passaggio, quindi chiuso questo periodo e aperto poco dopo il passaggio al campo socialista, non si può dire che ci siano state in questi paesi delle ricerche importanti sulla legislazione razziale contro gli ebrei e sugli effetti che essa ha avuto nei popoli che hanno partecipato al massacro. Ma per forza di cose l'argomento della contaminazione morale rimane fuori dalla mia comunicazione. Per molto tempo, dopo il grande lavoro di documentazione fatto sulle fonti tedesche da Hilberg, che era particolarmente interessato a documentare il ruolo dei paesi satelliti, non per nulla ne parla nel capitolo sulle deportazioni, la ricerca è stata svolta per molta parte da storici israeliani. Penso, per fare appena qualche nome, a Jean Ansel per la Romania, a Jan Steiner e Gila Fatan Goldstein per la Slovacchia, a Yehuda Don per l'Ungheria, ma anche alle ricerche di David Cohen dell'Università di Sofia sui rapporti bulgaro-tedeschi e sui legislatori bulgari della razza, oppure alle ricerche americane e tedesche sulla Croazia. Voglio anche ricordare in Italia il lavoro di comparazione delle legislazioni proposto già nel 2001 nel volume a cura di Anna Capelli e Renata Brogini, Antisemitismo in Europa negli anni 30, che contempla anche interventi di grande valore su tutti questi paesi.
Le impostazioni politiche economiche che, lo ripeto, affinché non ci siano fraintendimenti, hanno contribuito in maniera determinante allo studio dell'applicazione delle leggi razziali, sia in Germania che nei paesi annessi e poi nei territori dell'asse, hanno però marginalizzato gli studi storici sulla biopolitica iscritta nelle leggi razziali, che sono diventate un terreno di lavoro piuttosto facile, fragile, perché occupato dai sociologi alla Bauman, che la riduce, malgrado alcuni sforzi di riportare le enunciazioni all'ideologia, a un pure semplice effetto di modernità. Si potrebbe pensare che sono poco interessata al submodello, cioè alla storia dell'attuazione delle leggi razziali nei 5 paesi che ho elencato, ma non è così. Considero fondamentali gli studi che hanno articolato cronologicamente il processo di spoliazione, ghettizzazione, lagerizzazione, consegna degli ebrei all'impero per la soluzione finale. Occorre anzi andare ancora più avanti nella sua definizione, e questo soprattutto adesso che sono disponibili altre imponenti fonti d'archivio. Il fatto è che mi interessa anche, non di più, anche sostare a livello della forma, volendo sperimentare un'impostazione del problema che ho tratto da Carlo Cattaneo, il quale afferma nei suoi scritti politici, lo cito: una legislazione è un sistema, è un'infinita catena di conseguenze dedotte da pochi principi. Questo per me significa che occorre lavorare anche sulla catena delle conseguenze dedotte dai 3 principi dottrinali del 35, le parole protezione, sangue e onore, che con un complemento di doppia specificazione oggettiva formano l'enunciato importante protezione del sangue e dell'onore. Negli studi che ho esaminato si va spesso alla ricerca del significante razza per capire la definizione di ebreo e stabilire la continuità del significato di razza nel tempo. Bisogna però stare molto attenti, c'è un lungo 800 europeo in cui la parola razza serve, così ci insegna la semantica storica, a autodefinirsi ed è addirittura apologetica dell'identità fisico-morale di un popolo. Anzi, nessun popolo sfugge all'esaltazione della razza d'appartenenza. La parola insomma fa parte del lessico comune, ha valore nozionale, conoscenza puramente intuitiva che sintetizza il carattere essenziale dell'oggetto. Il problema è quando razza diventa un concetto, rappresentazione mentale dell'oggetto stabilita da un campo di saperi scientifici e destinata a diventare emblema distintivo di un popolo contro un altro popolo. A me interessa poco che si trovino parole sparse in tutte le scienze umane come protezione, sangue, onore insieme a razza. Mi interessa invece il momento in cui la sequenza protezione, sangue, onore costituisce, delle parole d'ordine di uno stato criminale, il dispositivo biologico performativo di un programma biopolitico. Michel Foucault ce l'ha insegnato alla fine del corso Il Faux des Fondres et la Société del 1974. Hilberg a sua volta lo ha fissato dicendo, e lo cito: la distruzione degli ebrei non si realizzò solo in esecuzione delle leggi e degli ordini, ma come conseguenza di una disposizione dello spirito. Una disposizione dello spirito che noi possiamo dire ha dato forma alle leggi di Norimberga. Prima di parlare delle varianti nazionali della legislazione razziale nell'Europa centro-orientale e balcanica, è necessario che metta in evidenza le 3 esclusioni che ho dovuto fare per isolare il modello, quindi ho isolato un modello. Primo, la prima esclusione è quella delle leggi che si susseguono nel corso del conflitto per realizzare la spoliazione dell'intera comunità ebraica di ogni paese satellite in linea con il submodello tedesco. Non perché questa fase non sia importante, anzi, rappresenta il coronamento dell'impresa di eliminazione normale di un gruppo umano, vale a dire eliminazione attraverso l'attivazione dei mezzi di sussistenza e delle ragioni di vita. Ma come ho cercato di dire, la soluzione finale non è solo un appendice di questa seconda fase che fallisce, come sostiene una parte degli studiosi funzionalisti, ragione per cui si deve trovare un'altra strategia per la distruzione. È anche un effetto diretto, da un certo punto di vista, intenzionale della prima, cioè del modello. Essa, se così si potesse dire, coincide con il giorno in cui venne pubblicata la legge del sangue, 15 settembre 35, perché sono le parole protezione, sangue, onore a generare nel popolo tedesco e nello stesso tempo a sospendere, ma non a scansare nella logica del sangue, la cosa chiamata soluzione finale. Le leggi di spoliazione, che nei paesi satelliti hanno estensione temporale minore e in alcuni casi sembrano addirittura coincidere con le leggi fondamentali,
hanno effetti importanti sulla popolazione. Rendono percepibile all'occhio la riduzione dell'ebreo come singolo con la stella e come massa separata a corpo indigente, una visione che è l'esatto contrario dell'immagine dell'ebreo abbiente. Questa visione costituisce addirittura il capovolgimento legale di una immaginaria realtà sociale, schema compendiario di tutta una serie di luoghi comuni preesistenti. L'eliminazione fisica, decisa a Wannsee, stando all'analisi del discorso contenuto nei protocolli, è invece la realizzazione dell'idea astratta, protezione, sangue, onore, che fa funzionare logicamente le leggi di Norimberga. Manca infatti a Wannsee qualsiasi riferimento alla materialità della spoliazione come motivazione dell'azione. La seconda esclusione viene dalla consapevolezza che al momento attuale non avrei potuto affrontare senza cadere nella improvvisazione la seconda fase, ovvero quella della sottrazione sistematica, sancita dalle leggi, dei beni, dei possessi, dei diritti degli ebrei, perché manca, almeno manca relativamente ai 5 paesi satelliti alleati, una ricerca sistematica di comparazione, la comparazione è molto complessa, lo vedremo per quale ragione, tra la lingua della spoliazione nella tradizione antigiudaica e la lingua degli strumenti di comunicazione che accompagna la visualizzazione biopolitica della spoliazione. In altre parole, il confronto tra la lingua elementare del pogrom, popolare e la forma complessa del pogrom politico scatenato dalle masse dallo Stato nelle notti dei cristalli. E come si sarà capito dall'impostazione che ho dato al mio intervento, mi interessa molto riuscire a fare in modo che linguisti e semiologi insegnino agli storici, a me in primo luogo, a esaminare l'enunciato degli enunciati legali come quello protezione, sangue, onore e con gli strumenti di Austin, fare cose con le parole. La terza esclusione riguarda l'analisi delle parole che non fanno parte del lessico giuridico dello Stato moderno europeo e che con la legislazione del 35 entrano a fare parte delle costituzioni, dei codici in quasi tutta Europa. Non abbiamo infatti, per quanto ne sappia, a disposizione un lavoro sistematico di semantica giuridica che studi nei semplicissimi enunciati delle norme razziali la sostituzione delle parole che sono abrogate da protezione, sangue e onore. Andrebbe fatto qui a livello di legislazioni razziali comparate dei 5 paesi presi che prendo in esame l'analisi dei significanti che sostituiscono quelli delle legislazioni precedenti, come si fa nell'esempio maggiore mettendo di seguito le parole ricche di storia della Costituzione democratica di Weimar con le parole povere di storia del dispotismo legale ariano. Passo dunque alle varianti nazionali delle leggi di Norimberga che si realizzarono nell'Europa centro-orientale balcanica per risolvere la questione ebraica su basi razziali e dare autorità scientifica alla espropriazione, al concentramento, alla deportazione. È evidente che nell'economia di questa comunicazione non c'è spazio per leggerle tutte, benché siano, come nell'originale, estremamente concise e si limitino a sostituzioni. Sangue tedesco diventa sangue croato, slovacco, ungherese o romeno. Mi soffermerò soprattutto sulla modernizzazione tedesca nei due paesi satelliti. La ragione è che la loro esistenza pone dei problemi diversi da quelli che si riscontrano negli stati alleati della Germania. I regni di Bulgaria, Romania e Ungheria diventano stati indipendenti rispettivamente nel 1878, nel 1881, nel 1920. Le loro questioni ebraiche, e ogni regno ha la sua questione ebraica, devono essere trattate all'interno delle precedenti configurazioni imperiali per poi studiare le modificazioni che impone la nazione fatta Stato. Si va dall'impero ottomano per la Bulgaria all'impero asburgico per l'Ungheria. Le legislazioni imperiali e quelle nazionali sono difficilmente comparabili ed è meglio per il momento attenersi ai codici nazionali bulgaro, romeno, ungherese che vengono ricomposti dopo la Prima Guerra Mondiale e messi a confronto con i codici condizionati dell'alleato tedesco. In ogni modo, al di là delle differenti applicazioni della volontà del Terzo Impero e della sua lingua del sangue, per riprendere ancora una volta Klemperer, applicazioni che comportano anche resistenze e inversioni della linea di condotta, il caso ad esempio della Bulgaria, Romania, Ungheria e Bulgaria in alleanza con la Germania modellizzano le loro leggi nazionali sulle leggi tedesche di Norimberga, modellizzano, non imitano.
Questo, a mio avviso, consente di ripetere in tempi ancora più ravvicinati lo schema costruito da Hilbert: definizione, espropriazione, concentramento, deportazione. Fa eccezione la Bulgaria, che non accede alla quarta stazione di questa sequenza. Il caso però più interessante e controverso è quello dell'Ungheria, che approva le norme razziali denominate terza legge sugli ebrei d'agosto 1941, ma non solo non le applica fino all'arrivo delle truppe naziste a Budapest, ma diventa terra d'asilo degli ebrei di etnia magiara presenti in Slovacchia e in Croazia. La rappresentazione più coinvolgente di tutto questo la troviamo probabilmente nell'autobiografia del grande scrittore Sándor Márai, Volevo tacere. Per quanto riguarda i paesi satelliti, Slovacchia e Croazia, bisogna dire che la loro specificità riguarda il fatto di essere stati creati direttamente dalla potenza occupante. Non è che questo ci esima dallo studio delle legislazioni anti-ebraiche degli imperi d'appartenenza, è che tra il 1918 e l'invasione tedesca del loro territorio, non essendo stati indipendenti, non avevano avuto la possibilità di legiferare sugli ebrei come nazioni. La Slovacchia era una componente della Repubblica Cecoslovacca, la Croazia faceva parte del Regno di Jugoslavia. La Slovacchia invertì il procedimento tedesco. Dal giorno stesso della sua formazione procedette a risolvere la questione ebraica con una serie di interventi tradotti in norme legislative rispondenti al submodello: restrizioni, esclusioni, organizzazione, ma variato nel fatto che la definizione di ebreo imposta da Josef Tiso era sostanzialmente ancora di tipo religioso, malgrado si avverta nelle norme approvate tutta una serie di micro interventi lessicali inseriti dalle componenti più filonaziste dello stesso Josef Tiso. Che la definizione sia stata di tipo religioso non significa che fosse meno performativa nella fase delle deportazioni per lo sterminio. Solo il 10 settembre del 1941 entrò in vigore il codice ebraico, la legislazione razziale, che accoglieva il mandato tedesco secondo il quale, cito, l'origine della questione ebraica sta nel sangue inferiore degli ebrei che penetra nella nazione slovacca e contamina il suo sangue. In questo modo la legge sulle deportazioni, che sarà approvata dal Parlamento slovacco il 15 maggio del 1942, si presentava come diretta conseguenza della legge del sangue. Il 24 marzo un decreto, peraltro, aveva reso legale la deportazione, avendo tolto agli ebrei la cittadinanza e avendo nello stesso tempo imposto l'espulsione del paese quando l'emigrazione era ormai impossibile, ma anche ancora una volta con una serie di eccezioni per i convertiti che rimettevano surrettiziamente in circolazione la definizione religiosa di ebreo. Lo Stato di Croazia è stato in vita dal 1941 al 1945, dopo che la Germania e l'Italia ebbero distrutto il Regno di Jugoslavia. Le leggi razziali vennero firmate da Ante Pavelic il 29 aprile del 1941 e sono tre: quella sulla cittadinanza, quella sull'appartenenza razziale, quella sulla protezione del sangue ariano e dell'onore della nazione croata. Non c'è bisogno di dire che, a parte la sostituzione del sangue tedesco con il sangue affine, ovvero il sangue croato, esse ripresentano lo schema tedesco del 15 settembre del 1935, ma con alcune varianti importanti. Il cittadino croato è un suddito di discendenza ariana, articolo 2. L'appartenenza viene determinata dal fatto di discendere, cito ancora, da antenati membri della comunità razziale europea o dalla progenie di questa comunità fuori dall'Europa, articolo 1. Arrivo ad una conclusione. Ho detto all'inizio che il titolo dato al mio intervento ha subito in corso d'opera una limitazione in estensione dovuta, oltre che ai problemi di tempo e di capacità, principalmente al fatto che mi sono interrogata sul problema della promulgazione delle leggi del sangue nei cinque paesi satelliti o alleati della Germania nazista, piuttosto che sul problema delle disposizioni per applicarle. Ciò significa che, avendo parlato della legislazione razziale e non della legislazione antiebraica, come avevo promesso, accetto la distinzione tra la complessa legislazione antiebraica e la semplice legislazione razziale, che in molti studi si presentano come se fossero la stessa cosa. Non voglio dire che non ci siano relazioni tra i due sistemi di legge e che nella pratica degli stati esse non si integrino una nell'altra, in particolare tra il 35 e il 45. Succede addirittura che, come abbiamo visto, la successione di Norimberga venga invertita. Voglio soltanto sottolineare che la legislazione antiebraica è da considerarsi nella norma culturale,
che la società cristiana ha trasmesso alla società secolare. Significa insomma che rientra nella struttura della continuità di pensiero e quindi scandisce tutta la storia dell'Europa medievale moderna. La legislazione razziale introduce invece una discontinuità perché dà un altro fondamento alla legislazione antiebraica che viene a dipendere dalla parola rivelata nella conferenza di Wannsee che vorrei rileggere come sigillo conclusivo. E rileggo: quanto all'eventuale residuo che dovesse rimanere della razza ebraica, bisognerà provvedere in maniera adeguata, dal momento che esso, il residuo biologico, costituendo il risultato di una selezione naturale, è da considerare se fosse lasciato come la cellula germinale di una rinascita ebraica. E questa parola rivelata, che mi pare densa di pericolosi significati anche per il nostro presente. Vi ringrazio.